Salve a tutti amici di Marcos Box e ben ritrovati in questa nuova video recensione con le applicazioni consigliate da Marcos Box per i vostri tablet e smartphone Android. Quest'oggi andremo a vedere un'applicazione un po' di nicchia che è rivolta a tutti quanti i professionisti del mondo dell'edilizia, gestione condominio e quant'altro. Andiamola subito a vedere. L'applicazione in questione si chiama Edil App, tutto attaccato perché se no poi vi esce l'altra versione. Andiamo ad aprire. Andiamo a scoprire che cosa fa questa applicazione. Come potete vedere, nella schermata principale potete intuire subito che si tratta di un feed reader. È un feed reader che preleva notizie riguardanti le varie categorie che più avanti andremo a vedere dai principali portali di informazione per quanto riguarda il mondo dell'edilizia e altro e dai principali quotidiani a caratura nazionale, principalmente utilizzando il servizio Google News. Andiamo a vedere che cosa appunto fa questa applicazione. Nella schermata principale abbiamo le notizie provenienti dal blog e di app. Cliccando in alto a sinistra è possibile accedere alle varie sotto categorie, diciamo così: condominio, catasto, edilizia, energie rinnovabili e fisco e tasse. Clicchiamo per esempio sul condominio e andiamo a vedere una notizia qualsiasi. Per esempio, vediamo questa notizia. Tappando sulla notizia verrà aperto questa breve preview della notizia. Clicchiamo vai al sito web e verremo rimandati in questo caso al sito di Repubblica che ha fatto un articolo sul condominio. Abbiamo altre categorie, come abbiamo visto c'è la categoria che ne so catasto, anche in questo caso il funzionamento è semplice, cliccate e andate ad avere le notizie. In questo caso la notizia è presa dal mattino di Padova. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare una notizia presa da qualche portale di informazione più noto. Eccolo qui, giusto per farvi vedere che sono presenti all'interno del database di feed anche siti, diciamo così, tecnici. Ecco qui, in questo caso viene aperta la pagina di lavoripubblici.it, supergeometra, eccetera eccetera. Ecco qui, come potete vedere le varie categorie sono, diciamo così, viene mostrata ogni giorno le ultime 24 ore, notizie delle ultime 24 ore. Cliccando su cambia tema è possibile cambiare il tema e passare a un tema chiaro. Io preferisco il tema scuro perché abbiamo maggior contrasto. Nelle impostazioni abbiamo tutte quante le impostazioni per la sincronizzazione. Possibili impostare gli aggiornamenti automatici, l'intervallo di aggiornamento, se si deve aggiornare i feed dall'avvio, se deve farlo soltanto su wifi o soltanto per le immagini, quindi se non volete che vengano sincronizzati, che ne so, quando siete in mobilità, quindi per risparmiare banda, gestione dello storage, le notifiche. Curiosa anche la presenza di attivare la luce del flash in presenza di nuove notifiche. Ho saltato display e presentazione. Qui vengono segnati come non letti, come vengono, diciamo, contrassegnati su display i messaggi non letti, informazioni e le informazioni dell'applicazione. L'applicazione è semplice, molto, molto leggera, abbastanza veloce e vi consente di avere sotto a portata di dito tutte quante le informazioni nel mondo dell'edilizia e quant'altro. Diciamo così, è destinata a chi non è pratico di gestione di feed reader, che magari se siete pratici di gestione feed di quanto riguarda la gestione dei feed, avete già una vostra selezione di feed dove andare a pescare le informazioni sulle ultime novità del settore che vi interessa. Se non siete pratici, in questa applicazione potete avere un sunto delle principali, appunto, principali notizie già a portata di click. Non dovete impostare nulla, avviate l'applicazione e la utilizzate. A me piace come applicazione, ve la consiglio se siete del settore per avere appunto tutto a portata di dito. Bene, con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci vediamo alla prossima video recensione. Bye bye.